Qui siamo a Rivarolo, un centro nel nord di Torino, nel Canavese. Siamo in un'area industriale dismessa, la Bofim, che era una fabbrica di pennarelli colorati. Questo già dice una cosa molto importante perché intorno a me abbiamo queste colonne un po' storte, un po' inclinate, di vari colori, bianco, rosso e azzurro, blu chiaro, che richiamano proprio simbolicamente l'origine di quest'area. Qua si facevano i pennarelli colorati e questi sono come dei richiami, sono come dei pennarelli inclinati ancora che sono anche un segno di architettura molto forte a sostenere questa struttura dell'albergo. Questo è un progetto privato. Abbiamo lavorato per l'impresa Costruzioni Deiro insieme a iStudio, quindi è un lavoro sul quale abbiamo lavorato molto strettamente insieme all'impresa, anche sulla ricerca dei materiali e sulle tecnologie. Deiro è un'impresa vivace, un'impresa molto attenta alle tecnologie e infatti il risultato del progetto è un progetto molto avanzato tecnologicamente, sembra quasi un progetto non italiano, un progetto sviluppato in Svizzera o in Francia. Le funzioni di questo centro sono basicamente è un grosso centro commerciale, in realtà non è molto grosso, è un centro commerciale di media dimensione, ma per essere fuori dalla grande città è un centro importante. Il centro però è integrato da alcune altre attività che non sono solamente commerciali, che sono l'albergo, un albergo con residence che sta ospitato in questa struttura quasi sospesa sopra la piazza con queste gambe colorate. C'è poi un piccolo palazzo uffici disegnato con una matericità anche differente, anche a segnalare il nostro sforzo di fare architetture con diversi linguaggi formali e compositivi. Un altro punto importante è questa piazza. La piazza si rivolge verso la città, alla fine della passeggiata che dal centro esce verso il nord della città, noi accogliamo. Intercettiamo la passeggiata dei cittadini con questa passerella rossa, questa pensilina rossa che mi gira dietro e che accoglie quasi come un tappeto rosso il visitatore, le persone che arrivano dal centro. Allora questa piazza è stata interpretata dai cittadini quasi come un centro urbano nuovo. Infatti è denominata e chiamata dai cittadini Urban Center all'inglese. Con una interpretazione del suo essere luogo di aggregazione, di incontro, quindi non è solamente un centro commerciale dove si va a comprare la parte alimentare o le tecnologie informatiche o l'abbigliamento, è un posto dove ci si incontra, dove la cittadinanza viene, dove si viene al bar, dove si viene a comprare il giornale, dove alcuni vanno anche all'albergo. Al ristorante dell'albergo, quindi c'è una vitalità dell'insieme costruito. L'albergo che sta in questo corpo sospeso sulla piazza, un po' quasi come un'astronave arrivata a Rivarolo dall'Europa, è un albergo di media dimensione, ma per questa zona è molto importante. Infatti attrae i clienti un po' da tutto il Canavese. È un albergo 4 stelle con circa 80 camere. Con un design interno abbastanza sobrio ma tendente al concetto del design hotel, che quindi è più attraente nei confronti della clientela giovane, diciamo di affari. Questo filo conduttore dei colori, il richiamo ai pennarelli, alla produzione dei colori dell'area, iniziato dalla passerella, dalla pensilina rossa che accoglie verso la piazza ellittica, continua dalle colonne anche in questa pensilina che ricopre le scale mobili, le rampe mobili che escono dal grande parcheggio interrato. Le rampe mobili escono tra l'altro da una grande ellisse di giardino sottostante che è un elemento di natura portato insieme alla luce del sole e alla vista del cielo per rallegrare e ingentilire lo spazio del parcheggio sottostante. Queste travi rosse poi continuano all'interno del complesso, c'è una piazza coperta dentro il centro commerciale, anch'essa sostenuta, una grande vetrata sostenuta da delle travi rosse, quindi c'è una continuità dall'esterno verso l'interno di questi segni rossi, queste linee, queste faglie rosse che si muovono piegandosi verso l'alto e poi verso il basso. Come dicevo, questo filo conduttore del rosso e dei segni rossi lineari continua anche all'interno, in questa piazza coperta da un grande lucernario.
molto luminoso, molto trasparente, dipinto tutto di bianco, che è sostenuto da queste travi, da queste lame rosse abbinate, che tra l'altro fra di loro racchiudono anche le lampade che illuminano la sera lo spazio della piazza. Questa piazza è il punto di partenza del circuito del centro commerciale, dove abbiamo il solito mix fra abbigliamento, bar, ristoranti, tecnologie informatiche, fotografia e servizi vari, e poi naturalmente l'ancora in fondo al percorso commerciale è sempre quello di un centro alimentare, che e qui è il Gigante, che è un centro di alta qualità soprattutto sotto profilo ortofrutticolo. Il design anche del pavimento è interessante, con queste piastrelle bianco-nere inclinate tutte in diagonale liberamente all'interno del circuito, del layout del centro commerciale.